Non bastano al Montevarchi una prova discreta e il primo gol in rosso-blu di Samir Lasheb, sceso in campo dall'inizio nonostante l'influenza, per sbancare il Bruno Buozzi del Galluzzo di Firenze e recuperare punti pesanti sulle battistrada. Per nulla remissivo, il Porta Romana tiene botta a dispetto di una classifica deficitaria, del resto i giocatori non mancano di certo a De Carlo. Sul sintetico in un pomeriggio freddo ma soleggiato l'Aquila rimpiazza a sinistra lo squalificato Stefanelli con Menichetti in una difesa che ritrova Bartolozzi e Raspanti. Dirige Lencioni di Lucca. Bene i valdarnesi in avvio e il quattordicesimo Daveri Daveri imbecca Vangi che sfiora il bersaglio di sinistro. Replica Chiarelli al 26esimo incuneandosi in area senza far male. Cresce il team di De Carlo e poco oltre la mezz'ora passa. Servi, buon giovane, centra e Conti bissa il sigillo dell'andata, stavolta di piede. Rabbiosa la reazione degli Aquilotti, che al 34esimo sprecano la chance sottomisura con Vangi, allontano Olivieri davanti alla linea. Provano poi con Ferri e Lasceb e raggiungono il meritato pareggio proprio con l'uomo più atteso della giornata. Samir Lasceb trova il varco giusto con una rete da Cineteca su angolo di Andrea Corsi. Ripresa intensa, ruvida, spezzettata, ma il risultato non cambia. Più vicini al gol i rosso che al terzo lanciano Vangi con ferri, murato il centravanti da cecchi. Sul fronte opposto Chiarelli manda all'incornata Olivieri al dodicesimo. Quindi tanta foga per cercare il bottino pieno, ma i sogni aquilotti si infrangono sui guantoni del portiere di casa alle soglie del novantesimo. Vangi si libera a dovere, ma non incrocia il sinistro. Uno a uno, come all'andata.